Buongiorno da parte del sindaco di Soriano Calabro e della comunità sorianese. Un piccolo centro di 2.700 persone collocato nell'Alto Mesia, una vallata fiorente delle Serre Calabre. Un piccolo paesino che è sempre legato alla sua storia, al mondo ebraico, alla civiltà ebraica, da cui molte risorse, molte attività economiche e sociali derivano. Una fra tutte, la più comune, è il mostacciuolo, che è un prodotto artigianale creato, adesso si è sviluppato in maniera più imprenditoriale, ma è sorto nella nostra cittadinanza ed è stato divulgato in tutto il territorio nazionale, prima regionale e adesso nazionale. È un dolce che è stato tramandato ai nostri avi dai vostri genitori, diciamo, dai genitori ebraici che sono venuti nelle nostre terre, si sono soffermate e hanno dato ricchezza, oltre che cultura, alla nostra comunità. Questo è un onore che va a noi, come figli vostri, e a voi che ci avete dato la possibilità di apprendere e di portare avanti quelli che sono i vostri, diciamo, le vostre caratteristiche, ecco, per cui siete conosciuti e per cui siamo conosciuti in tutto il mondo e in Italia. Soriano, torno a ripetere, Soriano ha avuto nel passato un'importanza economica e sociale strategica. Lo testimoniano i poderosi resti dei suoi palazzi. La presenza ebraica era già florida nel nostro territorio, ancora prima che si insediasse il santuario domenicano. La città di Soriano ha avuto un'importanza economica e sociale strategica, la testimonianza indelebile della nostra storia. E con questo invito e con queste basi culturali ed economiche, che Soriano invita voi a venire a visitarci nella nostra piccola città per poter passare giorni indimenticabili di cultura e di economia, da quali sicuramente abbiamo da imparare. Sono Francesco Bartone, direttore della Biblioteca Calabrese di Soriano. Biblioteca che custodisce libri di argomento solo ed esclusivamente calabrese e per la Calabria. Anche qui in questa biblioteca si trova una copia della Torah di Rashi, che come sappiamo l'originale è conservata nella Biblioteca Palatina di Parma, stampata proprio a Reggio nel 1471. E allora, perché abbiamo voluto questa copia della Torah? Perché Soriano è stato, ed è risaputo da tutti, Soriano è stato anche sede di una comunità ebraica. Lo dice pure un toponimo che ancora resiste, che è la Gracia, una sorta di giudaica, o meglio, proprio una giudecca vera e propria, che era situata ai margini del centro abitato, quartiere esclusivamente vocato al commercio e all'artigianato e soprattutto dei vasai. Sicuramente questa Torah è stata anche a suo tempo presente a Soriano e sicuramente i ragazzi, ma anche gli ebrei e non solo loro, hanno studiato su questo bellissimo e interessante libro. Per cui la Calabria, oltre ad avere l'onore di aver stampato questa Torah a Reggio Calabria, che speriamo quanto prima torni in Calabria, Soriano è stato un centro divulgatore proprio del commercio, tant'è vero che ancora resistano queste tradizioni proprio del popolo ebraico.
Quindi la Torah stampata a Reggio, presente in questa biblioteca, è una testimonianza importante non solo per il mondo ebraico, ma anche per quelle comunità che hanno fatto la Calabria un grande scrigno d'arte, di cultura, ma soprattutto di grande spiritualità. Mi chiamo Bruno De Masi e sono uno studente presso la Facoltà di Informazione, Media e Pubblicità di Urbino. Per quanto riguarda la mia passione è il cinema. Fin da 16 anni mio padre mi ha trasmesso questa passione, questa dedizione verso il cinema. È attraverso il cinema che si trasmettono delle emozioni, si trasmette il sentimento che in qualche modo non si può trasmettere con le parole, ed è proprio per questo che ho realizzato un cortometraggio per la Shoah, per non dimenticare, un cortometraggio che in 3 minuti in qualche modo trasmette delle emozioni, trasmette il sentimento, il dolore che la comunità ebraica di Soriano ha provato nel 1500 quando è stata cacciata. In qualche modo noi ritroviamo le radici della popolazione ebraica di Soriano nei cognomi, e in qualche modo si trasmettono nel tempo attraverso il commercio, attraverso i cognomi, che in qualche modo vanno a ricordare proprio la comunità ebraica che è stata cacciata nel 1500 da Soriano. Il cortometraggio ha vinto un premio, un riconoscimento, anche grazie al mio caro amico Israel Moscati, ed è stato trasmesso in seconda serata sull'emittente internazionale Rai 1. Per quanto riguarda quindi il sentimento che ho provato per realizzare questo cortometraggio, è stato proprio un sentimento di dolore che io non ho vissuto in prima persona, ma che in qualche modo ho voluto trasmettere attraverso proprio la memoria, attraverso proprio il dolore e lo studio che si è fatto.